Mi hanno appena chiamato, mi hanno detto che mio padre è morto, si chiama Giacomo Bremer, mi può dare una mano per favore? Mi dispiace, le mie condoglianze, guardi, deve chiedere lì in accettazione. No, mi dia una mano lei, la prego, vediamo, la prego. Posso cercare tra i referti? Sì, sì. Come ha detto che si chiama? Giacomo Bremer. Giacomo Bremer. A Parigi, ho conosciuto una ragazza di una bellezza, ci siamo venuti tutti e mi chiamava Giacomo Bremer. Ah, ma il paziente della 118. Prego, venga, l'accompagni, un uomo così simpatico. Venga, venga. Dice la ragazza, non sai che cosa non si scomanava. Questa fanfasa era straordinaria. La portavo in un ristorantino dove vi facevo veramente un prezzo ridicolo per una cassetta di ostriche Belon 3-0 e invece mangiava la trippa. Signora, se lei continua a guardarmi così mi uccide, non va d'accordo con il mio catetere. Alfonso, caro. Giacomo, mi hanno detto che eri morto. Rispondi al telefono, ho chiesto all'infermiera di darmi per morto. Pensate cosa deve fare un genitore. Ma tu sei matto! Ti sembra decente alzare la voce con un uomo che ha avuto un infarto? Giacomo, hai avuto un infarto, vero? Sì, ho avuto un infarto. Adesso fammi una cortesia. Vai da Carmen, che è un'infermiera deliziosa. Le dici che sei mio figlio, così ti fa firmare e andiamo a casa. E ora, per piacere, mi vuoi togliere il catetere? Cosa? E fai attenzione, che sono parti delicate. Andiamo.